settimana, hanno fatto l'ultima rifinitura, è chiaro che non hanno fatto la settimana intera, quindi dovrò valutare se far ripartire dall'inizio o no, perché quando non ti alleni una settimana con la squadra perdi i ritmi e quindi anche gli altri che lavorano tutta la settimana è giusto che siano presi più in considerazione di questi, però sono, gli ho detto che devono essere della partita, che ci devo dare una mano, perché qui siamo tutti titolari, tutti di serva. Io non so cosa mi aspetta, perché io spero di aver lasciato un buon ricordo. Per me non è una partita come le altre, sarei ipocrita a dirlo. Ci ho vinto 4 campionati, sono stato 5 anni lì e quindi ho dei ricordi bellissimi che non li dimenticherò mai. Per fare 2 promozioni alla BLA non è facile, dopo che erano 30 anni che non andavo in Serie A, quindi un ricordo stupendo della gente, della società, di tutti i ragazzi che lavorano intorno a questa grande realtà. Però io poi, dopo 3 minuti di quando entrerò nello stadio, di emozione, perché sono uno che emoziona facilmente anche, devo pensare al mio Perugia, che si è preparato molto bene questa settimana, che ha lavorato con grande intensità e applicazione, che siamo sulla strada giusta, secondo me, abbiamo imboccato veramente una strada importante e vorrei vivere quelle sensazioni che ho vissuto là, le vorrei rivivere qua. È chiaro che non tutto si può avere subito, ma piacerebbe riviverle qua, perché sono sensazioni che la gente ti trasmette, che anche qui ho ricevuto in questi momenti, però mi piacerebbe rivivere quelle emozioni che ho vissuto là. Sono i convocati di domenica, tranne Guberti, che deve stare fermo per una quindicina di giorni. Sono i convocati di domenica, si sono allenati tutti bene, ho detto, tranne Molina e Bianchi, che si sono aggregati oggi alla squadra. Però sono della partita, perché è chiaro che non hanno i 90 minuti, però sono della partita, quindi ho 2 possibilità importanti anche. Partita in corso, l'ha visto la squadra concentrata, ho detto, i calciatori che stanno prendendo anche confidenza con questo ultimo, se vogliamo parlare, nuovo modulo che stiamo facendo, ho visto una buona applicazione, voglia di continuare questa striscia di risultati positiva che abbiamo intrapreso. Adesso è importante fare questo, nella Serie B bisogna cercare di scivolare il meno possibile, e stare agganciati a quel treno, poi gli ultimi 6 o 7 partite dargli la sterzata finale e vedere dove si arriva. Questo è un po' quello che succede in tutti i campionati di Serie B, tolto poi quelle 2 che ormai penso che siano irraggiungibili. Ecco mister, ma ha la percezione quantomeno più forte della settimana scorsa, al di là della contesta fisica, un po' proprio di quella che è stata ed è l'integrazione tra i nuovi, una maggiore integrazione tra i nuovi acquisti e il rapporto al resto della squadra? E poi una curiosità, visto che nell'immediato dopo gara con la Spezia aveva parlato di attacco al secondo palo, se è riuscito a far vedere ai suoi quello del subentrante Biagianti del turno di sabato scorso? No, quello di Biagianti non gliel'ho fatto vedere, gli ho fatto vedere quello che non abbiamo fatto noi, cioè quello, l'attacco al secondo palo è quello che è stato deficitario di più di quello della partita dello Spezia. Sono passate molte palle, vedi, a Livorno ne è passata una, Bianchi e Biagianti, e poi ha fatto gol. Questa settimana ci abbiamo battuto molto, molto, perché penso che poi col gioco che abbiamo si possono verificare molte situazioni che sono verificate anche con lo Spezia. E ho visto, ed è normale, ed è logico che stare a contatto in più con l'allenatore che compagni sia una maggiore integrazione, una maggior conoscenza dei movimenti dei propri compagni, di quello che chiede l'allenatore, l'intensità che chiede. Tutte le volte che finiamo allenamento i nuovi dicono che fanno fatica ad adattarsi, ed è una cosa logica. Però vedo dei progressi, vedo che le hanno accolto bene, perché questo è un gruppo, ho detto, per me importante, prima di uomini che di calciatori, e quindi sono stati bravi.
perché secondo me la bravura di questo gruppo è che tutto sommato domenica abbiamo giocato con tre nuovi e non si è visto, perché si sono integrati bene. Poi certo qualche sbavatura c'è stata, è normale, però non sono stati tre colpi strani nella squadra, questo mi ha fatto enormemente piacere, quindi vuol dire che l'allenamento comincia a capire che il gruppo vecchio trasmette quei valori e sono dei valori importanti. Chiaro che Cesena era candidata a vincere il campionato, normale, era partito con nella griglia nelle prime quattro, una rosa importante, come ce l'ho poi io la rosa importante, perché adesso ce l'ho, se Dio mi dà questa opportunità di allenare come questa settimana almeno in 18, sono convinto che creeremo come quello la parte centrale del girone d'andata. Chiaro che in casa chi è abituato al sintetico ha un vantaggio nella trasmissione della palla, della velocità, dei rimbalzi, però poi noi non ci possiamo far condizionare. Quello che è successo a Vercelli nel risultato, ma non sicuramente nelle difficoltà che abbiamo avuto nel girare la palla, perché a Vercelli abbiamo avuto un po' di difficoltà. Siamo stati bravi, molto compatti, però se rifai quella partita lì, col Cesena potresti riperdere, perché hanno poi altre armi che ti possono mettere sotto. Però tutta questa settimana ho optato, anche se potevo dare incontro a qualche piccolo problemino fisico, perché poi ieri i giocatori mi hanno detto: mister, abbiamo qualche problema alle ginocchia, alle caviglie, che è normale, però ho optato tutta la settimana di farlo sintetico, invece quello che a Vercelli i primi tre giorni non avevo fatto. Però ho dovuto, perché dobbiamo adattarci, proprio perché i 31 punti su 39 li hanno conquistati in casa, e quindi penso che sia una roccaforte, vuoi per il campo ma vuoi anche per il grande calore che il pubblico trasmette, un po' come noi. A centrocampo li ho ruotati tutti, quindi voglio riservarmi fino alla fine, cercarmi cercare di sbagliare il meno possibile, hanno delle caratteristiche diverse e quindi devo cercare di sbagliare meno, però li ho visti quasi tutti sullo stesso piano, cioè, certo Molina non potendosi allenare difficilmente ai ritmi degli altri, però sia Della Rocca che Rizzo e Zebli sono ritornati quelli che tutti ci aspettiamo, specialmente il Rizzo, che è un giocatore per noi che nella prima parte è stato un giocatore importantissimo per cercare che come caratteristica è quello che attacca più il secondo palo dei centrocampisti. Però mi riservo di vedere, di cercare di tenerli anche sulla corda tutti. Ora, avendo questa possibilità, mi piace avere i giocatori che tutti siano concentrati fino alle 11 della mattina, quando gli comunico la formazione. Molto difficile, perché proprio perché questa loro caratteristica, che in casa vengono a aggredirti, hanno questo gioco molto veloce di cambio di posizione dei centrocampisti, quindi devi essere bravo a cercare di fargli giocare meno palla pulita possibile, cioè di sporcargliele tutte, quindi vuol dire avere un'aggressione importante e nello stesso tempo controbattere colpo su colpo di quello che loro cercheranno di fare, perché non può essere una partita passiva. Se tu stai sempre passivo, poi alla fine con questi perdi, e puoi perdere anche dall'ultima, e specialmente più chi ha armi dentro al proprio, ha armi importanti dentro il proprio organico, e quindi devi cercare di mettergli paura o cercare di fare tu la partita come l'abbiamo preparata noi questa settimana. Lei è molto legata alla piazza, l'ha detto anche con i tifosi, che è sempre stato un buon rapporto, però era trapelato anche da un altro di Romagna, alcune elezioni con la dirigenza cesenata, c'è anche un po' una voglia di rivalsa? No, io non ho voglia di rivalsa su nessuno, nella mia vita io sono andato avanti per la mia strada, non ho rivalsa di nessuno, ho fatto il mio lavoro, che può piacere o non può piacere,
Io ho avuto sempre un rapporto schietto con tutti, leale. Poi ho detto posso piacere o non più piacere, ma io voglio, non è la mia rivalsa, non è la mia partita, è la partita del Perugia, è la partita che deve vincere per fare quel salto di qualità che stiamo tutti aspettando, che fino al girone di andata avevamo trovato, poi per piccoli problemini l'abbiamo un po' interrotto, cioè, penso di averlo ritrovato, perché due risultati tutti, cioè, tutti penso che avrebbero firmato di far 4 punti fra Crotone e Spezia, poi invertiamo le vittorie che poteva essere Spezia Crotone, tutti pensavamo che potevano essere altre 2 partite dove potevamo anche rischiare di fare anche pochi punti, invece la squadra ha dato una risposta importante, e venivamo da un periodo diciamo bruttino, perché 3 sconfitte erano brutte sulla nostra testa, e quindi la rivalsa era io ho detto penso 24 ore al Perugia, non penso a rivalse nei miei confronti, io non guardo a me stesso, guardo al bene del Perugia, della mia società, di rendere orgogliosi i miei giocatori, i tifosi, perché penso che alla fine il lavoro potrà essere apprezzato se poi anche l'uomo è leale, e io nella vita ho cercato di essere sempre così. Sì, vuol dire che abbiamo acceso un'altra volta quel piccolo entusiasmo in contorno a questa squadra, che si era un po' spento col Pescara, dovuto anche a una brutta batosta, perché avevamo perso una brutta partita, è la partita dove secondo me abbiamo meritato di perdere proprio nettamente, e quindi si era un po' assopito questo entusiasmo. Con questi 2 risultati sono convinto che si è ricreato, la risposta è stata importante, perché poi mi sembra di aver letto da qualche parte 1500 persone in trasferta, è una trasferta da una tifoseria di Serie A medio-alta se non alta, perché lasciamo stare le squadre grosse che hanno sul posto i tifosi, ma quelli che spostano 1500 persone mi sembra che in Italia ne ce ne sia 4-5, una di queste è anche Cesena, quindi sono poche le realtà, e quindi vuol dire che un po' di entusiasmo l'abbiamo creato, dobbiamo tenerci questo, una grande prestazione e cercare di portare a casa i 3 punti, perché domani noi cercheremo di andare là e cercare di, come abbiamo fatto a Crotone, di cercare di vincere la partita. Poi accetteremo il verdetto del campo, però dovremo essere bravi a cercarlo noi questo verdetto, come siamo andati a farlo in tante partite, non cercare di, come Pescara, di essere diciamo inermi su qualche situazione, cioè dice va bene, prendiamo 2, 3, no, dobbiamo cercare di stravolgere anche le negatività che anche si possono stravolgere anche in momenti particolari della vita. Hai citato Crotone, è una partita che praticamente può essere simile, e quindi l'atteggiamento puoi rivedere per quello della vita. Come risultato sì, come atteggiamento mi piacerebbe ancora crescere, ancora essere, secondo me la bella cosa sono stati i primi 30 minuti di Crotone. Poi dopo l'ammazzata ci ha un po', diciamo, un po' storditi, e dopo la reazione importante. Invece mi piacerebbe avere che quei 30 minuti di Crotone dove abbiamo avuto quelle 2 traverse, l'occasione del prete e mi sembra di un altro, riproporle nei 90 minuti, anche se le cose poi molte volte in tutte le partite sono avverse. C'è un momento che c'è una sopravvivenza dell'avversario, c'è sempre, in tutte le squadre, e noi questo non ci deve dare noia. Non ci deve creare problemi, ci deve fortificare, ci deve stringerci intorno a un momento difficile, però ritornare poi, azzerare quello, ripartire dove siamo partiti. Questo è avvenuto un po' in questa stagione, questo dobbiamo cercarlo di evitare. Bene, perché ho detto che Aguirre è il giocatore ideale che si sposa sia bene con Bianchi che con Tardemagne. L'unica cosa che Aguirre dobbiamo avere, non voglio dire una parola che a voi non vi piace, adesso devo trovare il termine, devo trovare le alchimie, perché è un giocatore un po' anarchico, nel senso che gioca molto bene con la palla al piede e va a fare l'azione, quindi non devo togliergli questo perché sarei un cattivo allenatore, però devo fargli fare altre cose che casomai sabato, vuoi che perché era 3 giorni solo che non
parlava con noi, deve sapere dialogare anche un po' di più con la squadra, con l'attaccante stesso, con secondo me i quinti, se vogliamo parlare di quinti che giochiamo adesso. Ecco. Invece molte volte lui è andato a occupare la corsia, poi ha preso la palla, si è centrato ed è attirato. Ecco, abbiamo trovato un tiratore, un stoccatore, come chiamiamo, uno che non ha vergogna anche di molte volte di tirare anche fuori dallo stadio, perché ci sta. Mi sembra che nel secondo tempo abbia tirato 6 volte o 7 verso lo specchio, di cui 2 pericolose, una secondo me se era un po' più calmo poteva fare meglio, però insomma abbiamo trovato un giocatore che tira in porta. Nonostante tutto, che la partita non sia stata, diciamo, con molto, diciamo, di occasioni limpide, il Perugia ha tirato 21 volte verso lo specchio della porta, poi centrato bene o centrato male, insomma, però abbiamo trovato la strada giusta e lui è uno degli artefici. Però mi piacerebbe che dialogasse un po' più con la squadra, ci vuole un po' più di tempo. La parte dell'allenamento questa settimana qualche fatto? Sì, molto, sì, perché sta settimana poi giocando poi tutto sul sintetico ho calato un po' l'intensità e abbiamo curato un po' più, diciamo, le distanze proprio per questo, perché poi se andavo a lavorare tanta intensità avevo paura che qualcuno ci facesse male, e quindi abbiamo curato questi aspetti. Secondo me ieri, che hanno assistito anche il presidente e i due direttori, hanno visto una squadra che ha fatto delle situazioni belle da vedere, cioè, quindi ripetendo la solita cosa, lui casomai 3 non la fa, ma poi una volta la fa, invece poi sabato invece 4 nella sua testa erano andare al tiro. Ma è un giocatore che averne di quei giocatori lì, perché insomma i giocatori che tirano in porta, noi avevamo detto che i giocatori della distanza ne avevamo pochi, quindi lui ci ha portato il tasso abbastanza alto, quindi sono molto felice. Ed è un giocatore che ha anche un tiro molto potente e preciso. Questa settimana quando abbiamo fatto delle esercitazioni, quando prende la palla pulita e becca lo specchio, è dura da individuare come palla, perché non ti dà il tempo di individuare dove va la palla, che ha l'escursione molto stretta, non è come avevo io che caricavo e il portiere se ne accorgeva, lui tum, e sono quei calci che proprio per i portieri fanno male. Un giocatore da sintetico per il tiro in porta, ma non per dialogare. Perché poi il sintetico, siccome io ci sono stato 4 anni, è un campo dove la tecnica si esalta, dove devi essere bravo a stoppare la palla immediatamente e a trasmetterla in un modo possibilmente a raso terra, perché se fai alzare la palla ti schizza e ti rimbalza minimo addosso, quindi difficile da controllare. Ecco la, secondo me, la difficoltà che potremo trovare domani, però poi ci siamo allenati una settimana, vero, non saremo bellissimi da vedere, però insomma, tutto sommato una settimana ce l'abbiamo fatta. Grazie. Questo lo metto giù.